Scusa, Vale, rispetto, scusami, devo farti passare. Ci sono le merde, qui mi buttano per terra. Lo so, qui ci mettono i chiodi in terra qui. Finché non vince Vale, si ricorre. Ah, bella figa, tu sei Vale. Vale, che discorso è questo? Ora lì la Valentino Rossi Academy come mi ha forgiato bene. Ciao a tutti, nini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua su Valentino Rossi The Game, appunto il gioco di moto che tutti stavano aspettando in questa serie. Comunque Valentino Rossi è un fenomeno ed è un campione, una leggenda della MotoGP. Adesso però volevo dirvi una cosa: mi avete detto nei commenti, sbusci non tagliarlo, sbusci taglialo, sbusci tagliare di meno, sbusci tagliare un po' di più, sbusci non tagliare, sbusci fai qui, sbusci fai là. Allora, io continuo la metà carriera, quindi la metà dove io sono un pilota che viene scelto da Valentino Rossi per gareggiare nella sua Valentino Rossi Academy e poi arrivare a essere il campione della MotoGP, ma non credo, perché ancora faccio cagare a questo gioco. Per ora facciamo che per questo episodio farò una specie di senza tagli, come faccio ultimamente su COD, ovvero non tanti tagli, ma diciamo taglio magari quando deglutisco, perché parlare in continuazione ovviamente crea una bombolone di saliva qua dentro che non ce la fai per respirare. Mi è venuta una bollicina, scusa, che fastidio. E taglierò magari quando c'è un momento proprio morto dove non parlo, magari c'è un problema, non lo so. E per il resto sarà un uncut. E andiamo subito a giocare, appunto. Io ancora, ragazzi, non ho le cuffie da attaccare alla PlayStation, quindi non avrò le cuffie e quindi non potrò sentire nemmeno il messaggio vocale del buon vecchio Vale. Senza indugi andiamo a fare una gara. Quindi non so se mi toccherà portare una gara, più o meno una gara o due, o una gara di enduro, una gara normale. Quindi devo un po' aggiustarmi con i tempi. Poi del freno automatico no, si è detto. Freni congiunti sì, se non muoio. Fisica semi pro, ragazzi. Pro no, perché mi levano il freno congiunto e lo adoro, quindi quindi per ora rimango così, non me ne frega niente. Io ho una tutina alquanto discutibile, io non l'avevo scelta assolutamente di questo colore. Attenzione, ma questo non sono io, Bazzai ero io. Ah no, Bazzai quindi non sono mai io. Oddio mio, ragazzi, con la fisica, oh mio. Scusate, ragazzi, non volevo farvi del male. Scusatemi tantissimo. Che ragazzi, con la... minchia se è difficile. Ehi, attento che cadi. Attento che prendila bene. No, vabbè. Prendi il rewind, scusate. Devo imparare. Anche stavolta vado piano, piano. Mi ha detto, lascia l'acceleratore. Mi ha detto, ma ragazzi, non è facile, eh. Io ci provo anche a lasciare l'acceleratore, ma non è per niente facile. Oddio. Oddio. La fisica, ragazzi, senza la fisica assistita è davvero difficile. Cioè, la fisica assistita... Che era un monogiro? Un giro solo. Io voglio rifare. Io arrivo prima ora. Ragazzi, ce la devo fare. Ce la devo fare. È easy. È la più facile del mondo. Mamma mia. Partenza incredibile. Ti sto spingendo. Scusa. No, mi hai colpito malamente. E che è sta roba? Mi hai colpito duramente nell'orgoglio. Ok, sbuci. No. No, così non vale, Compagni di merende, così. No. No, oddio, bravissimo, ottavo, attenzione, ottavo è già un risultato degno di nota, faccio cadere uno, quinto è importante, ragazzi, posizione incredibile, la nostra moto arriva a quinta, non contiamo Valentino che è fuori categoria, quindi siamo quarti. Cosa, un altro giro? Ah, non lo sapevo, ora parto quinto, aspetta, allora non ho capito come funziona. Parti bene, sbusci, parti bene. Vabbè, non sei partito, potevi partire un po' meglio, però. Vale, adesso sei te adesso, Oh, ragazzi, ma che si scherza davvero? Oh, ora basta andare safe, ragazzi, safe, sbusci safe, mamma mia. Un giro su due, ragazzi, siamo già al secondo giro. Ok, basta andare tranquilli, non c'è bisogno di strafare, perché siamo primi. Siamo primi e Vale lo prende Oddio, che c'è molto vicino. Attenzione a prendere l'ostacolo. Vale, lo prende al culo. No, Vale. Mamma mia. Impenno anche. Ma primo. Vale questo. Scusa, Vale. Rispetto, scusami. Devo farti passare. Ma ho vinto io. Sono il campione dell'Accademia. Cos'è qui? Questo è il triplo giro questo. Ok, qui ci sono le merde. Qui mi buttano per terra. Lo so, qui ci mettono i chiodi in terra qui. Dai, sbuci. Dai, sei partito malamente. Ma manterrai comunque la prima. Mamma mia, ragazzi, la prima curva l'ho fatta in maniera incredibile. Uela. Vai piano. Ok, recupera. Vale. No, rewind un secondino. Un rewind a partita sto facendo. Ci stanno? La riprendo tutta per bene, Ok, stavolta piano piano. Vabbè, tanto li recupero tutte e tre.
No problem, no problem. Guarda lì, guarda lì. Mamma mia, va. Ma perché un'altra volta due finché non vince Vale si ricorre? Ah, bella figa, tu sei Vale. No, Vale. Madonna, vi riprendo tutte e due. Guarda, qui. No, no, nel pratino. No, 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 per terra no. Se cado per terra facciamo che non vale. No, Vale, no, Vale. No, oh, oddio, 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 con questo rewind ho vinto così? Mamma mia, madonna mia, che bestia, che bestia. Vale, che dire, ti sto facendo il culo, anche basta. Ah, ho capito, li stai tipo trucidando. Ah, ho capito. Parti per bene. Madonna, che partenza orribile ho fatto. Tra l'altro, Vale non è... Sì, vabbè, dai, allora buttami in terra subito. Cioè, che Vale, che discorso è questo? Madonna mia. Riprenditi, bravo. Oh, Baldessari, foggia. Quando pensate ad andare? Mi butto in terra tutti e due, me ne frega nulla a me. Non mi hanno nulla da perdere io. Sono un serial killer. Mamma mia. Ok. Lì mi si ricarica tipo il rewind, ragazzi, ho capito bene. Comunque mi sto trovando bene tipo a fare. Lascia accedere. Foggia. Foggia. Tiro pure una staccata. Tiro pure una staccata. Scusa, Foggia, scusa, non volevo. Non volevo Foggia. Mamma mia, si appoggia un po'. E arriva prima. Impenna. Fagli vedere l'impennata. Fagli vedere che impenni. Quindi ora si pilota in 4. Alla fine siamo un tete a tete, ragazzi. Un incontro a due. Una scena. Devo fare una buona partenza. E quella conta tanto. 3, 2, 1. Ora. Ok. Partenza accettabile. Ok, subito. No, voi però. Perché il mio non lo fa così longilineo? Si dice longilineo? 4 giri. Oh, a merda. 4 giri sono tanti, da fare. Però guarda lì la Valentino Rossi Academy come mi ha forgiato bene. Ho fatto un giro incredibile, ragazzi, ho fatto. Ok, adesso vai piano. Vai, no, no, no. No, ora il mono rewind, ragazzi, me lo concedo, lo sapete. Il mono, prima ne ho fatti due, ma quello è un dettaglio. Vabbè, più che altro è che mi ha buttato in terra Vale, cioè nel senso, che devo fare? Valentì, oh, ma ha spinto lui, ma bravissimo, mi ha spinto. Ok, piano, con calma. Accelera, lascia, accelera, lascia, accelera, lascia, bravissimo. Ok, vai dritto adesso. E vabbè, rettilineo, sai che è sempre una pippa in rettilineo, l'hai sempre saputo. Madò. Ok, tanto ti ripassi adesso all'interno, all'interno, all'interno. No, in questa curva non ce la fai. Oh, ce l'hai fatta invece. Ok, forse in questa curva, ragazzi. Vabbè, sì, dai. Stai un po' di più in terra, dai. Ok. Devo recuperarli in qualche maniera di cui non conosco nemmeno l'esistenza. Tipo in questa curva dove sono una bestia, ragazzi. No, non sei stata una bestia manco per il cazzo, sbuci. Quarto giro, è finito. Sono arrivato ultimo. Vabbè, l'incidente, ragazzi. Ragazzi al cazzo. Qui non si andava. Qui non era finita la gara. Quarto. Però ho fatto un botto di abilità, esatto. Io ho fatto. Tanta roba ho fatto, ragazzi. Ok, adesso poi il mio pilota fa cagare, suppongo. Quindi in teoria queste gare servono per temprarmi. Andiamo alla prossima gara, e quindi anche all'ultima di questo video, che è la gara a Misano. Però la gara di drift, eh? Che ho una macchina. Cosa? Che ho una macchina. Che cosa vuol dire, ragazzi? Ho la macchina. Per sempre, io sono sempre più perplesso. Va bene? Posso essere più perplesso o no? Non so cosa devo fare minimamente. Devo fare un tempo, devo fare delle driftate. Non l'ho ben capito. Come funziona? Come funziona? Ovviamente rifacciamo, ragazzi. Cioè, un secondino, devo un secondo capire. O comunque, Valentina è sempre io, a me mi ha rotto il cazzo, eh. Non vale. Ok, partenza al cardiopalma. Ok, sono partito bene. Mamma mia, che partenza, ok. Ok, allora. Qui si drifta, no? Oh, ho preso un birillo per sbaglio, ho preso. Oh, 1500 punti. Attenzione, 200 punti e non si buttano mai via. Ok, 300 punti. Stai nel tuo. Ok, tanto sta macchina drifta da sé, sta macchina, ragazzi. Drifta da sé, non c'è bisogno di fare niente. Mamma mia, 3500 punti una driftata. Attenzione, altri 1600. Mamma mia, ragazzi, qui altro che Valentino Rocky. Valentino Rocky. No, la casa. La casa matta. Oddio. Vabbè, tranquillo fra, dacci questi punti, bravissimo, non si butta via niente. Non si butta via niente. Frena, frena, bravi, 3000 punti così a ghiaccio. Oh, ok, altri 1000 punti, schivo anche i birilli così per gradire. Ok, vabbè, qui ho preso un po' di tranquilli, un po' di copertoni, ma non è niente, ma già 14.000 punti, ragazzi. Come la vedete sta cosa? Ok, vai. Ok, vai, libero, vai libero, vai libero. Ok, vai, libero, vai libero. Ok. Fermati lì. Bravissimo. Ok,
Attenzione, siamo già a un botto, ragazzi, siamo già... No, fermati, ok, abbiamo già superato il terzo. No, il terzo non ha sonido adesso il terzo. Allora, ma almeno Morbidelli, ragazzi, va superato. Ok, ho superato anche Morbidelli. Ok, siamo a 26.000 punti. Va bene, così siamo arrivati secondi. È meglio di quinti come prima. Anche perché all'inizio prima iniziava a frenare con la X. Non frenava, cioè, che succede? Vabbè, siamo secondi dopo il maestro, ragazzi. Cioè, nel senso, ci sta. Sì, mi date dei punti per guidare una macchina. A me fate quasi incazzare poi. Però bene, beh, datemi. Vai, soldi. Cioè, punti esperienza, vai tranquillo. Oh, ragazzi, guarda, bravo. Guarda Valentino. Dagli e sbuci, dacci dentro. Mamma mia, che grande sei, Vale, che grande. Quindi, Nini, essendo un video senza tagli, o meglio un po' i tagli, non posso farlo lungo 40 minuti. Quindi, questa era la fine del video. Ci sono tanti mi piace per continuare la serie. Quindi, se volete vedere almeno una gara di MotoGP, lasciate tanti mi piace. Arriviamo come sempre a tanti mi piace, tante volte, tanti, ma ci sta di dire tante volte. Iscrivetevi al canale e passate ai miei social che sono qua sotto in descrizione. Se volete fare un commento intelligente, i commenti sono qua sotto. Noi ci vediamo anche al prossimo video. Per questo video è tutto. Ciao Nini!